Bene, positivo, lo scambio molto aperto, franco, con l'ambasciatore, l'opportunità sia per le nostre imprese, per la nostra struttura di ricerca in Messico, l'opportunità delle imprese del sistema industriale messicano in Italia, basato su una comune visione aperta dei mercati e anche culturale, mi lasci dire che non guasta certo e che accomuna molto i due paesi, nonostante i 10.000 km di distanza. Quindi basi per poter approfondire primis la conoscenza reciproca dei due paesi e delle opportunità che si offrono alle nostre piccole e medie imprese nel mondo oggi. Ha spiegato che il sincrotrone l'ha entusiasmata molto. Cosa l'ha entusiasmata di Elettra? La verità, tutto, dall'impianto così moderno, sofisticato, gestito in una maniera impeccabile, alle applicazioni. Io sapevo che era uno scopo scientifico di ricerca quello che motivava l'essere del sincrotone di Elettra, però non avevo capito la quantità, centinaia, forse di più, di applicazioni che possono avere le ricerche del sincrotone, che alla fine impattano la qualità di vita degli esseri umani, dal medico al sanitario, all'alimentare, all'industriale, al manufatturiero. Quindi la quantità di applicazioni che il sincrotone ha è una cosa che veramente mi ha impressionato. Ed è per questo che mi porto la conoscenza, ma soprattutto la sensibilità di adoperarci per far sì che sia usato di più il sincrotone di Trieste dai ricercatori messicani, da aziende messicane, ma di portare l'esperienza di Trieste in Messico e pensare che un giorno possiamo avere e operare il nostro stesso sincrotone. Un legame non solo tecnologico ma anche culturale. Ha parlato del castello di Miramare e del legame che c'è con questo castello messicano. Può raccontarcelo? Beh, certo, la storia anche ci unisce. Bisogna ricordare che da qui è partito Massimiliano d'Asburgo in Messico, che preso forse anche dalla passione per le sue origini, le sue radici, ha deciso di riprodurre, ovviamente in una versione differente, ma ispirata in Miramare, ha costruito il castillo di Chapultepec, che per coloro che sono stati è un bellissimo castello che sta al cuore di Città del Messico, che però non tutti i messicani sanno che Miramar è stato l'ispirazione, il modello da cui Massimiliano è partito. E quindi bisogna conoscere di più la storia, avvicinare di più i cittadini di Trieste e quelli di Città del Messico, e per questo abbiamo lo scopo di fare un libro unico che parli dei due castelli, perché dicevo, ci sono libri che parlano di uno e libri che parlano dell'altro, ma non c'è un libro che parli di tutte e due. Quindi vedremo in maniera tale di fare prima o poi un libro che parli di questi due belli, iconici castelli che abbiamo a Città del Messico e a Trieste.